did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same, I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same, had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Having 8 in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto, e oggi vi parlo di un flash da studio economico, quindi alla portata di tutti. Quindi seguimi con attenzione, specialmente se sei anche un professionista che hai già dei flash nel tuo studio, e seguimi anche tu se sei nuovo, che ti stai avvicinando proprio alla fotografia in studio e vuoi crearti un setup luci senza spendere tantissimi soldi. Oggi ti parlerò di un modello della Neuwert, l'S101, un flash da 400 watt che tra l'altro ho scoperto grazie a un collega proprio qui a Timisoara, che il mese scorso se ne è fatti arrivare 3. L'ho visto, abbiamo fatto qualche prova proprio lì da lui e ho deciso di contattare proprio la Neuwert. Me ne sono fatto spedire uno proprio per parlarne e raccontarvi come funziona in questo video. Pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind and dine for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling, oh. I just want your everything, baby. I'll be deep under your influence. Oggi non vi parlerò a 360 gradi di questo flash, vi darò ovviamente le cose più importanti che devi sapere, come mi sono trovato dal momento che l'ho già utilizzato, l'avevo anche provato proprio dal mio collega, come ti dicevo, quindi te ne parlerò. Tutte le caratteristiche dalla A alla Z, link in descrizione sul sito della Neuwert, ovviamente lì trovi tutto. E come al solito, se hai domande da pormi proprio di questo flash, ti aspetto qui sotto nei commenti e ovviamente se posso aiutarti lo farò con molto piacere. Una volta aperta la confezione della nostra scatola troviamo l'S101 da 400 watt con alcuni accessori, alcuni decisamente molto utili. Allora, la classica parabola che adesso non ho installato, che conosciamo tutti, ovviamente ce la danno in dotazione. Nota positiva che ha un forellino, quindi molto valido questo, perché possiamo proprio utilizzare la classica ombrella riflettente argentata o dorata o la classica ombrella traslucida. Dal momento che ha questo forellino e nel bracket sempre in dotazione costruito in metallo che ha questo forellino, possiamo proprio utilizzare questi modificatori. Poi troviamo un trigger decisamente molto utile che ci permetterà di far lampeggiare da remoto il nostro S101. Con questo trigger però non possiamo modificare la potenza, questo tengo a sottolinearlo. Ti danno un cavo per collegare alla presa di corrente dal momento che funziona a 220 volt questo S101, ha una lunghezza di circa 3 metri. E per terminare troveremo anche questa lampadina che adesso vado a svitare, eccola qui,
che ha la potenza di ben 150 watt, quindi moltissimi, luce modellante, servirà proprio questa luce, ma possiamo anche utilizzare questo flash come un normalissimo illuminatore, perché con 150 watt ovviamente possiamo utilizzarlo sia in fotografia sia per illuminare dei video. Nessuno ti vieta ovviamente di cambiare questa lampadina, una decisamente molto più potente, una temperatura decisamente più fredda, dal momento che questa ha una temperatura molto calda. You tell him he's all you see, tell him you got his keys, cause you thought he needed them, but he's not coming back again. So he's gone, leaving then, you won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that. Think you knew it before, but you just ignored that. So now you won't take bets, but there's no refunds here. So you sort of hurt, it makes you see clear. You were just lost, you were just lost. But now you found, and you realize it wasn't at all like what you created in your mind. It wasn't even nice, you wasted all your time. You didn't even like him in real life. He said he thought it would be nice if we went for a ride in his dad's Jaguar. Vediamo adesso alcune caratteristiche giusto da menzionare proprio in questo video. Ti dicevo all'inizio che non ti dirò proprio tutte le caratteristiche da nerd, nel link in descrizione lì trovi tutte. Ti dico le cose secondo me più importanti che io di solito prendo in considerazione. Iniziamo proprio dal peso e dalle dimensioni. Guarda, questa è la mia mano, 15 anni fa un flash così me lo sognavo di notte. E chissà fra 10 anni come saranno i flash, chi vivrà vedrà. Allora, è costruito in plastica e in alluminio, la maniglia per inclinarla in plastica, la carcassa è in alluminio, dove andremo ad attaccare i modificatori è in plastica. Ricordo che utilizza Bowens Mao, un attacco che è decisamente lo standard al giorno d'oggi. Nel backstage che ti ho portato oggi, dove proprio sto provando questo S101 della Neuwer, sto utilizzando un beauty dish, piatto di bellezza, ok, che tra l'altro è sempre Neuwer. L'avevo acquistato 3 anni fa, però non mi ricordo quanti soldi l'ho pagato, non l'avevo acquistato su Amazon, sempre su AliExpress, dal momento che io sono in Romania, quindi Amazon qui non c'è, quindi l'avevo preso lì proprio perché si risparmiava. Avevo visto le recensioni su Amazon, ne parlavano tutti bene, quindi l'ho acquistato. Ha in dotazione tutto, anche il diffusore e anche questa griglia. Ho detto più volte in questo video che l'S101 ha una potenza di 400 watt, che tradotta in soldoni, praticamente come da caratteristiche che la Neuwer ci dà, ha un numero guida da 65, che per essere un flash da studio è decisamente molto alto, quindi con questo flash ci facciamo decisamente tantissime cose. Una cosa che voglio ovviamente sottolineare in questo video per i nuovi arrivati intendo sempre quelli che si stanno avvicinando alla fotografia con l'utilizzo dei flash, che questo S101 non supporta DSLR, tantomeno potremo utilizzarlo in iSync. iSync cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo stare sotto tempo sincro flash della nostra macchina fotografica. Per quanto riguarda DSLR, sinceramente raramente ho visto utilizzare proprio un fotografo in studio il DSLR, anche perché di solito il DSLR lo utilizza proprio il fotografo di eventi, dove ovviamente non ha il tempo di fare misurazioni della luce e ovviamente scatta in DSLR, però in studio di solito scattiamo tutti in manuale. E personalmente io utilizzo praticamente sempre la stessa tripletta, massimo un 160esimo, ISO 100, e l'unica cosa che cambio è il diaframma. Non spaventarti se non hai il DSLR, tanto meno se potrai scattare in iSync. Stiamo parlando, ricordo, di un flash da studio. E per concludere vediamo decisamente la parte posteriore, decisamente molto importante, quella che ci servirà ovviamente per far funzionare e modificare le potenze di questo S101. Ricordo ancora una volta che possiamo farlo solo dal flash e non dal trigger, perché il trigger serve solo per far partire il lampo sull'S101. Quindi detto questo, vediamo velocemente cosa troveremo. Un display dove abbiamo tutte le informazioni che ci serviranno, potenza, se abbiamo attivato il wifi, il gruppo che stiamo utilizzando. Ricordo che abbiamo 5 gruppi
A proposito, il tasto dedicato, eccolo qui, dove possiamo anche cambiare il canale se utilizziamo il trigger. Nel video di oggi, ma quasi sempre, io utilizzo questo flash in modalità slave. In studio non avremo nessun tipo di problema. Basta che parta il lampo anche da un altro flash e lui lo vedrà. La fotocellula è qua sopra. Abbiamo l'antennina per comunicare proprio con il trigger. Come dicevo, questo tasto per cambiare il canale fino a 5 gruppi. Dopodiché abbiamo il tasto slave S1, S2, il tasto che ci avvisa che il flash è ricaricato, che di solito tengo spento. Alle volte può tornare utile, ma quando abbiamo tantissimi flash, quindi è una cosa decisamente inutile. Se utilizziamo solo lui, io lo tengo attivo. Tasto per la luce pilota, una volta che lo premeremo si accenderà la luce, ricordo che ha 150 watt, però ovviamente noi possiamo cambiare la potenza, basta tenere premuto il tasto, dopodiché lampeggia e noi con il dimmer cambiamo la potenza. Ok, adesso noi la teniamo bassa, anzi la spegniamo, il classico pulsante per il test, il dimmer che serve ovviamente per cambiare le potenze sia del flash che della luce pilota, come vi ho appena detto. A proposito di potenze, qui abbiamo fino a 7 stop, quindi fino a un massimo di un 64esimo, quindi se vi serve meno luce dovete cambiare flash o se no utilizzare un altro sistema, chiudere il diaframma o magari mettere un filtro ND. Dopodiché abbiamo una porta USB di tipo C che presumo sia per fare l'update del firmware e l'entrata jack da 3,5 se vogliamo utilizzare questo flash sincro con un cavo, cosa che io non faccio più da diversi anni. Bene ragazzi, siamo anche oggi arrivati al termine di questo video, grazie di avermi fatto compagnia innanzitutto, di essere arrivato fino a questo punto del video, spero che ti sia potuto essere stato d'aiuto per i tuoi futuri acquisti, proprio di questo S101 che reputo un ottimo flash e ricordo ancora una volta che costa decisamente molto poco. Con meno di 500 euro ti prendi tre di questi flash e ti fai un setup di tutto rispetto. Quindi concludendo, voglio ricordarti che se ti fa piacere di lasciarmi un like, che per me è molto importante proprio per portare questi contenuti. Fammi anche sapere qui sotto nei commenti se ti interessano altri video dove utilizzo proprio questo S101 in studio, perché ho la possibilità di registrare altri backstage al momento che utilizzo decisamente molto questo flash. Io lo sto utilizzando da 10 giorni e per il momento si è comportato decisamente molto bene. Se ci saranno dei problemi, ovviamente farò un commento qui sotto e dirò i problemi che ho riscontrato. Per il momento tutto ok, se guardi anche tutti i feedback che troverai proprio su Amazon e anche sul sito della Newware sotto, chi l'ha acquistato ne parla decisamente molto bene. Ok ragazzi, quindi chiudo qua, se no il video diventa troppo lungo, ti do appuntamento al prossimo video con un nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Ciao e alla prossima! Swept up in